Oh, proviamo a tornare alla notizia là. Che visto le missioni. Sì, no, purezza. Cioè, abbiamo trovato nel tempio l'idolo. Cane del barone, bisogna andarla ancora. Però non segnava niente. Poi qualcosa di un mistero, mi è buggato, ma come ho detto non è più uscito una pezza. Adesso tra l'altro è passato un po' di tempo da quando... Adesso vuole ancora che inserisco una sfera. È passato un po' di tempo dall'ultima volta perché è uscito Forbidden West, da Eli 2 è passato... più di 20 giorni. Brown. Insegnare Brown, piccolo insegnante. Ti serve molto, ma non hai già imparato a dominare la tua forza interiore. Non hai bisogno di istruzione. Il pegno di amicizia non è la prova lampante. Oh, ma anche il testo. Ok, buono. È fatta, lo sento. Il tuo compito è completato, ora è tutto ben chiaro. Vuoi sapere che ne avevo bisogno? Sono una saggia, una filosofa, un insegnante, sapere è mio dovere. So che sei forte, Ari. Affinché scappi dal tuo potere, avrai paura di usarlo, non servirà a nessuno, nemmeno a te. Forse hai ragione. Solitamente sì. Vai, trova te stessa e tieni vita la tua guerriera interiore. Cioè, questo genio non solo non ti dice... Nel quest log, non solo non ti dice... Cioè... Roy Brown era ancora senza il check, no? Per cui dice... Boh, non... Io sono sicuro che l'ho trovato, ma se non metti la V vuol dire che non l'hai trovato. Lei anche pure aveva finito, ma non aveva nessuna indicazione, non solo appunto di, non c'era il numero, no? 1 di 25, 2 di 25, no. Torniamo al... Il gioco non è stato finito e non hanno nemmeno intenzione di finirlo, perché, ripeto, a distanza di... cosa? 6 mesi? Hanno anche cessato di fare le patch. Noi credo che non... Ok. Hai già trovato l'idolo? Sacerdotessa? No. E altre informazioni? Nulla specifico, no. Stavo pensando se l'avesse divorato una creatura marina sarebbe ancora viva, animata dalla benedizione rigenerante dalla dea. Come molte bestie del mare potrebbe essere finita su un uncino del pescatore, potrebbe essere sulla terraferma. Sì, di là in teoria. Ancora, ho ancora gente da uccidere. Sforzo. Mia cara capitana, hai fatto ritorno e porti con te un discreto arsenale. Impossibile non notarlo, spero che lo userai con saggezza. E assù. Non ho ancora trovato le pergamene, da qualche parte ne ha più te gigante. Ma. Andiamo a cane il barone. Proviamo a guardarci intorno lì. Poi là, se non ricordo, prima di iniziare a registrare ho guardato un po' le missioni. In teoria c'è ancora questo. Che però non ho fatto perché c'era un nemico a alto livello. Ma non mi ricordo adesso esattamente se era, boh, tipo 22, 24. Quindi lì sarà da tornare poi. Vabbè, comunque tre ultimate le abbiamo, ne restano tre. Però questo qua di Laoi forse...
Forse lo risolviamo. Credo che questo non abbia mai niente, darci. La locanda del barone. Via della flotta. Anche sta cosa. In un ordine, non è in un ordine, cioè almeno se io potessi spostare per esempio il puntatore, no? Ok, guarda che posso farlo così, però volevo premere il B. Perché non sono in ordine? Qua va, salta la grotta Buru, poi qua salta la... cioè non sono in ordine di direzione. E altrimenti sarebbe anche difficile, dovresti fare... Boh, dovresti appunto interagire solo con la mappa, non c'è niente da fare. Dovresti locanda del barone qua. Quindi dobbiamo andare via dalla flotta, mercato. Ecco, io non ho mai usato il mouse, adesso... Fatto. Oh. Un po' di ore di gioco. Vabbè, è un modo... Cioè, si può fare in entrambi i modi, solo che è più semplice così. Passi sul cursore. Cioè, si gioca tutto col pad, questo invece no. Se conviene fare così. Allora, dicevamo... Fate bassi fondi. Proviamo a parlare con tutto quello che... Non siamo già stati, cioè perlomeno dalla mappa non si vede un tubo. Niente, avevo risolto anche quello lì. Anche Ar, allora quello là cavolo non sapevo, ho il dubbio se ce l'avevo l'idolo, ma vi rendete conto che uno potrebbe impazzire se non ci fosse internet oggi, se uno per esempio volesse controllare, non lo so. Ok, siamo qua. Ma lì c'era ancora un forziere, eh? Ma come si faceva? Mi mancava la chiave, mi sembra. Non l'ho trovata nel frattempo. Ma che è questo? Ma che vuol dire? È collegata magari questa qua. Dell'idolo. L'idolo, trova l'idolo di... Anzi, qua non dice niente. Scritto là in cima, locale del barone. Anche questo... è il tizio lì. Qua. Non ci sono finiti i crostacei, questo vabbè, questa era la quest che avevamo già fatto. Fatemi bene amici. Vedi un insegnante che passa la scopa in una stanza vuota. Oggi non ci sono spettacoli, tornate più tardi, dice. E si rimette a ramazzare. All'ultimo cantante è successo qualcosa di tremendo. Non voglio nemmeno pensarci. Si esibiscono qui. Sì, il palco è questo, dice, indicando le sue spalle. Non è il massimo, è qualcosa. C'è solo qui in fondo, c'era solo l'arena, no? Qualcosa di nuovo. No, qua non è neanche ci parla. Il Leoi?
Ma noi da cosa dovremmo dedurre? Che magari è questo, c'è qualcosa di speciale oggi. Ma oggi abbiamo pescato qualcosa di speciale, una pescatrice che non voleva sapere di rimanere morta, almeno non a lungo. Nessun macellaio ha una lama abbastanza filata, dice ridendo con un punto di terrore. Perché volevi ucciderlo, non ho capito. È sufficiente spaventare alcuni dei nostri ragazzi. Dicono che sia un'incarnazione della donna barbuta o qualcosa di simile. Sputa per terra. Sciocchezze, dico io, ma nel dubbio puoi pensarci tu, sacerdotessa. Questa è la pescatrice. Pescatrice Tutto infusa. in movimento. Ah, ecco perché la voleva morta. Non è una donna. È lei che lo... È questo affare qua che c'ha l'idolo. È vero. Ah. Sì, ma buonanotte. Pare che non mi ricordo che si chiama pescatrice. Cioè. Caglia, come si chiama? La filosofa là, no? Ha parlato, eh. Poi l'aver trovato una pescatrice, mi sembra, o qualcosa del genere, e l'ha riportata alla terraferma. Vabbè, ma da lì a collegare che devi dare la sfida con la pesca. Boh. Allora, Una lezione. vabbè. Teoria non dovrebbe essere un particolare problema. Se vuole attaccarci, diciamo i danni. Si ispira pura 106 ogni turno, a meno che non vi sia in vigore prova dello spirito. Spirito. A meno che non sia in vigore prova dello spirito. Cosa diavolo è? Abbiamo 20. Sì, proprio così. È andato, via. Troppo lenti. Affrontami. No, l'elemento sanguinamento. C'è posto per i deboli. Vediamo. Tiriamo full. La dea ci guida. Ok, vediamo. 11 punti di esperienza, beh.
ci avranno ricompense in più, pare. Guarda che abbiano trovato questo idolo mezzo digerito nel ventre della creatura. Congratulazione, puoi tenerlo in aggiunta al tuo premio. Deve essere l'idolo di cui parlava Kalia. Percepisco la presenza di Naga al suo interno. Devo riportarlo al Pozzo dei Desideri. Pozzo dei Desideri. Prego. Motivo bizzarro per prendersela. Suo Pozzo dei Desideri. Vai al porto dell'affogato. Oh, vai al porto dell'affogato. Devo restituire la pozza dei desideri. Dunque, un idolo di Naga, un tempo offerto al mare, è stato riportato a terra. È un sacrilegio. Recuperando l'idolo e riportando la dea, Iloe godrà ancora più della sua benedizione. Torniamo da Kalia. Meno che non ci dà ulteriori istruzioni. La rete funivia. Eccolo, vogliamo vedere un attimo. Andiamo a prendere la funivia qua. Però così tanti stutteri, micro stutteri. Ok. Siamo sicuri che dobbiamo tornare a lì invece? Il desiderio è cavolo qualche senso. Però deve essere qualcuno qui a parlare qua, questo non è niente. Qui era una vecchia qua, mi sa, no? Restituisci l'idolo perduto al suo pozzo di desideri. Cioè, boh. Non ti dico il livello della quest. Non ti dicono le posizioni giuste. Però non puoi improvvisarti, capito? Cioè, vogliamo per esempio, è più complesso, però vogliamo per esempio Divinity Original Sin, Baldur's Gate 3. Questo è già un bel po' che è uscito in Early Access, ma attenzione, ci hanno lavorato prima ovviamente. Cioè non è che è uscito in Early Access da zero, in alpha, ma comunque già avanzato, ci ha lavorato, cioè boh, vediamo cosa ci dice. Vedo che ho recuperato l'idolo. Aspetta, cosa aspetti allora? Devi restituirlo al pozzo della madre serpente. Cavolo, vedi che non sa niente. Il pozzo è... Oh,
Locanda del barone. Mi sa che vado a vedere perché non c'è di andare a fare avanti e indietro, non deficiente, francamente. Non ci tengo. Perché, perché si dice locanda del barone? Ricette di incanto 0 di 1. Vado a vedere un attimo. Allora, siamo ancora là. C'era una nave pirata ormeggiata su in cima. Adesso non ho ben capito dove. Però è lì. C'è un punto in cui butto. Sì, sì, ma vagamente mi ricordo, ma è passato tanto tempo. E forse un punto dove buttarla. Dove si può interagire e buttare giù la, l'idolo nel, nel mare praticamente. E acqua. In bocca. In bocca. La pescatrice no. Ah, pozzo. Pozzo di sveglia. Si chiama così proprio? Pozzo della madre del serpente, ok qui. Si chiama Pozza, ma del serpente comunque, vabbè. Qua non credo. Però non, non cambio di una virgola il discorso. Non credo che sia qua. Devo andare sulla barca. E poi là mi ero fermato vicino al mercante, a cui mi ha interagito col mercante. Allora, no, no, no. Magari sulla prua là. Qui tra l'altro è rimasto dei tesori, cavolo. Non sapevo come fare. Allora, per andare sulla prua? È casino. Questa morta richiede anche. Ma c'è. Dove cavolo erano queste chiavi? Di qua forse? C'è qua. Preghi spesso, Illaoi? La vita è preghiera. Lavorare alla luce del giorno, tra le onde della madre serpente. Movimento ovunque. E combattere? Soprattutto combattere. Qua, se non sbaglio... E qua si scendeva, però... Vabbè. Quindi questo è una porta che a quanto pare comunque non si apriva. L'altra. Ok, qua. Il culo di questa barca arenata è un luogo di pellegrinaggio per chi vuole offrire un tributo all'onnipresente madre serpente. Offre un tributo. Serpente nell'ambra, improvvisamente il mare si ingrossa e espelle la sfera. Questa si scaglia verso l'Oe che la afferra con sicurezza. Poi le acque si placano tanto velocemente quanto si erano adirate.
La sfera ha qualcosa di diverso. Il serpente al suo interno si muove e respira come se fosse vivo, ma appare e scompare dalla realtà. Lo spirito è un serpente, libero dalle spoglie mortali, ma vivo, consapevole e potente, molto potente. Grazie, madre. Non sprecherò questo dono, a meno che non è una nuova arma. Parla di sfera, ma la sfera me la mangio così. Non così, però. Essenza del serpente. Ho contributo, idolo misterioso. Mentre l'idolo scompare nella schiuma delle cascate, Eloy sente in sé il potere e la benedizione di Naga. Camera sbloccata qua. Mi piace perché si ferma tutto. Non poteva il background andare avanti, no? Si è fermato, si è frizzato. Ok, quindi non c'è bisogno di tornare da Kallia. Qua era, mi sembra. Ma il problema è che qua per cambiare personaggi ce ne manca là. Era qua. Di una scomodità infinita. Infinita. Io dovrei tornare per cosa poi? Che tanto sono tutto. Bah, lasciamo stare. Anche se ci fosse un'arma, ormai in teoria è roba vecchia. Cioè. Non abbiamo avuto problemi finora, no? No, mi sto perdendo. Qua lui ha affrontato la tizia che è abusiva. Qua sotto. Vediamo che cosa ci ha dato. E questo? No, no. No, ma era un. Eccolo qua. Cos'è? Cos'è? Non fa niente. Come questo, no? Leggendario. Quindi la purezza. Ah, ma forse. Oh, forse semplicemente perché vedo che questo. Usata. Ottenuto dal poro nel tempio della purificazione. Ok, questo era il segno. Pegno, qua c'è scritto. Questo era il segno della purezza. Da lì abbiamo sbloccato cosa? Si vede che è questo. Boh. Però perché questo è epico, questo è leggendario addirittura. Cosa dovrebbe essere queste due cose qua? Ma non spiega un cavolo questo gioco. Cosa diavolo sono quelle cose lì? Dovrei stare là a fare la ricerca, adesso non lo voglio. Vediamo se mi. Spero di ricordarmi, ma. È che magari c'è paura anche che ti spoileri qualcosa. O che servono più avanti. Cosa devo fare tutto a piedi. E a questo punto proviamo a iniziare la zona di Thresh. In realtà la mappa della zona. Allora, qua. Questo è il deposito ancora che è qua famoso.
Giardini dell'Accademia. Solo che per arrivarci bisogna fare una corsa da qua. A meno che non proviamo da qua andare in giù. Però. Probabilmente da qua dobbiamo andare là. Però. Per esempio il cimitero. Non abbiamo fatto niente. In apparenza non c'è un motivo per venirci a parte raccogliere il collezionabile. Giardini abbiamo fatto, bosco del tremore, cripta dell'ombra, bisognerà tornarci mi sembra, no. Era il discorso dei saggi lì, no? Con le statue da girare. Però l'interno l'abbiamo fatto, santuario. La fortezza e trova trash. Scusa, questa? Questa non fa niente. Ho bisogno di andare di qua? Si fa andare. Dungeon di trash. Ma perché le mappe sono tutte fatte a modo loro? Panda Ren, quelli di World of Warcraft, mi sto dietro come stazza. Sì.